Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG6. In apertura andiamo nel quartiere Rancitelli di Pescara, dove la situazione è sempre difficile a riguardo dell'ordine pubblico. La denuncia odierna con un sopralluogo è arrivata dal Movimento 5 Stelle, che chiede interventi urgenti agli organi preposti. Andiamo a sentire il servizio di Paolo Renzetti. Primo Di Nicola conosce molto bene la situazione di Rancitelli, la situazione delle periferie di Pescara. Lei è stato direttore del centro fino a qualche mese fa. Voi puntate molto sull'attenzione delle periferie. Pescara è anche questo, l'Abruzzo è anche questo, l'Italia è anche questo. E questa mattina proprio da qua noi vogliamo lanciare un messaggio preciso, che è innanzitutto di testimonianza e di sostegno alle realtà territoriali che in un quartiere come questo hanno difficoltà a sviluppare le loro iniziative. Noi da qui vogliamo questa mattina appunto lanciare un appello a tutte le istituzioni perché finalmente si facciano vivi con i cittadini di questo quartiere, perché ci sono risorse sane in questo quartiere, cittadini che vogliono esercitare i propri diritti, che vogliono vivere in questo territorio, mandare a scuola i propri figli in tranquillità, senza che ci siano i timori, le paure di ritorsioni che praticamente paralizzano questo quartiere. Io ringrazio tutti i cittadini che hanno preso coraggio e che denunciano la loro situazione diciamo precaria. E il mio augurio è che le istituzioni appunto intervengano immediatamente su queste situazioni delicate e che mettono a rischio poi anche l'incolumità della cittadinanza. Qua i cittadini sono costretti a convivere con spaccio di droga diffuso, porto di armi abusive, c'è anche prostituzione all'interno del ferro di cavallo, è impossibile vivere, i cittadini chiedono aiuto, chiedono una presenza massiccia dello Stato deve tornare prepotentemente a farsi sentire con unità, uffici mobili di polizia. Le problematiche di quartiere sono non soltanto di Pescara ma sono dell'intera regione, perché comunque da qui purtroppo, non tanto da questo quartiere ma dai quartieri diciamo periferici di Pescara, purtroppo arriva lo spaccio di tutto l'Abruzzo e quindi noi ci saremo, ci siamo stati e ci continueremo ad essere. La dimostrazione l'abbiamo data oggi, che a 10 giorni alle elezioni, nonostante abbiamo stravinto queste elezioni, siamo qui presenti vicino ai cittadini. Proseguiamo cambiando argomento. C'è anche l'Abruzzo in corsa per il progetto dell'Enea denominato DTT che la Regione Abruzzo si è candidata ad ospitare. Ne ha parlato questa mattina in una conferenza stampa il Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso. Sentiamo. Presidente D'Alfonso, per questo importante progetto dell'Enea, l'Abruzzo candida il sito di Manoppello, lei ha detto in conferenza, noi contiamo di poter vincere questa sfida. Ci sono 500 milioni di euro di investimenti con 1500 posti di lavoro come ricaduta occupazionale su un sito che è particolarmente sottoutilizzato. È quello dell'interporto di Manoppello, per quantità di poco utilizzo assomiglia alla stazione ferroviaria centrale di Pescara, anche per questa struttura adesso presenteremo un'idea di pieno utilizzo. Noi siamo in competizione con 8 regioni per 9 siti candidati alternativi, noi siamo convinti di poter vincere questa competizione per una serie di circostanze di contesto, la vicinanza a centri di produzione di eccellenza di Finmeccanica, la vicinanza all'università, la vicinanza al casello autostradale, la vicinanza cioè di una serie di elementi che fanno crescere come candidatura leader quello del sito dell'interporto di Manoppello. Io credo nell'arco dell'ingresso di questa primavera e del buon avvio della primavera sapremo
come siamo andati dal punto di vista dell'istruttoria, dell'analisi comparativa delle altre regioni. So che il Veneto ci sta scommettendo molto, allo stesso modo la Toscana e l'Emilia Romagna, però abbiamo motivo di ritenere che vinceremo noi. E sostanzialmente si realizzerà un impianto che si chiama appunto Tokamak, che è realizzato tramite un cilindro con delle spire dove avviene questa fusione, però è una fusione che avviene ad alte temperature di alcuni atomi prescelti, e quindi questa, diciamo, fusione va a liberare un'energia che però è un'energia pulita, perché non ha cioè è completamente differente, essendo una fusione invece alla scissione nucleare che creava delle scorie e tutte le problematiche anche legate agli incidenti. L'ENEA ad esempio ha segnalato che non ci sono delle problematiche relative all'incidentalità, così come si rilevava nel passato con gli esperimenti nucleari che conosciamo. Andiamo avanti, ci sono buone notizie per i ricercatori dell'ex CRAB di Avezzano, oggi denominato CRUA. Sono arrivati i primi stipendi dopo mesi di blocco del pagamento dei salari. L'amministratore unico Rocco Micucci assicura che si sta lavorando affinché arrivino fondi per il 2018. Sentiamo il servizio di Infomedia News. Ripartire è la parola d'ordine, anche se a piccoli passi. La notizia del giorno è che si sta lavorando alacremente verso l'obiettivo della regolamentazione del quadro economico del centro di ricerca. Sono stati infatti innanzitutto pagati gli stipendi dei mesi di gennaio e febbraio ai lavoratori, reduci dallo scongiurato licenziamento operato, ed inoltre si sta ultimando la sistemazione della situazione erariale propria dell'ex CRAB. I part-time di quasi di tutti i lavoratori all'interno della struttura del CRUA ci ha consentito di abbassare il costo del lavoro e di metterci per ora in regola con il pagamento degli stipendi. Naturalmente rimane il pregresso, che è una situazione che io ho trovato, sul quale naturalmente sto ragionando con la Regione per trovare le migliori soluzioni e anche trovare il modo, insomma, e le risorse per poter far fronte al pagamento degli stipendi arretrati che comunque i dipendenti devono avere. Tra l'altro si parla anche di questa regolamentazione dal punto di vista economico, finalizzata anche ad ottenere i fondi messi a disposizione dalla Regione Abruzzo e destinati alla ricerca, un finanziamento importante che potrebbe contribuire a questa tiepida ripartenza. Avevamo una situazione di arretrati, di pagamenti nei confronti di INPS ed erario, cosa che abbiamo finalmente risolto. Abbiamo cominciato a rateizzare tutto il possibile, questo ci ha consentito di rimetterci per ora in bonus con la parte erariale, stiamo adesso mettendo a posto la parte con l'INPS. Questo vorrà dire che, avendo le situazioni contributive a posto, quest'ente potrà chiedere alla Regione di usufruire di quegli 800.000 euro stabiliti per la ricerca nell'ultimo Consiglio regionale che ha approvato il bilancio, e che potrebbero essere, insomma, le risorse per il 2018. Da Avezzano ci spostiamo a Chieti, dove continuano le polemiche per la situazione di estrema difficoltà che vivono gli istituti riuniti ex IPAB. Sentiamo il servizio di Gino Di Tizio. Dura polemica a Chieti sulle case di riposo San Giovanni Battista, ex IPAB. Dopo che i dipendenti senza stipendio sono stati ricevuti dal prefetto, la commissaria dell'ente, Sandra De Tomasis, ha sparato a zero contro i comuni che non pagano il dovuto. Ha parlato di 560.000 euro che l'istituto avanzerebbe. In particolare ha accusato il comune di Chieti per aver accumulato debiti per 125.000 euro. Altra accusa pesante della commissaria è stata che i comuni avrebbero già disponibili i soldi, ma non hanno ancora pagato gli istituti riuniti, che così sono caduti in profonda crisi. Non è d'accordo su questa versione delle cose il consigliere comunale di Forza Italia, Maurizio Costa, delegato dal sindaco di Primio ai rapporti con l'istituto. L'istituto riuniti nei confronti del comune di Chieti deve versare circa 210.000 euro di canoni idrici mai pagati, i mutari e quant'altro. Loro chiedono 125.000 euro, che la somma non è esatta, in quanto la somma reale è 86.000 euro dalla ricognizione fatta dai nostri uffici. Pertanto, prima di dire anche altre stupidaggini per quanto riguarda la nomina di Tilli è pienamente combattuto
compatibile, come dice la legge nazionale, ma non la legge regionale 211 che oggi, cioè del 2011, che non ha recepito le nuove direttive nazionali, cioè nel 2014 è stato emanato la nuova legge, nonché anche dall'ANAC, dove dice che anche un dipendente regionale è compatibile, basta avere l'autorizzazione dal direttore generale del suo settore. Adesso andiamo all'Aquila, dove la Banca di Credito Cooperativo del Gran Sasso ha aperto una sede distaccata, la filiale sarà operativa a partire da lunedì. Vediamo. Apre i battenti in uno dei luoghi simbolo della città dell'Aquila, di fronte a dove era situata la casa dello studente, la Banca del Gran Sasso d'Italia. Il coronamento di un sogno, quello del comitato promotore della Banca dell'Aquila, che ha incontrato la Banca del Vomano. Per noi significa anche arrivare a una città importante che è capoluogo di regione, una città che è stata segnata nella storia, e quindi fornire una nuova istituzione che possa aiutare a scrivere una nuova pagina di storia per ricostruire questa comunità in tutti i sensi. Il progetto, idealmente rappresentato dal punto di unione dei territori dell'Aquila e Teramo. È una giornata entusiasmante, un'iniziativa anche un po' romantica da un punto di vista prima che tecnica, perché si riapre oggi una possibilità di accesso al credito nei confronti della città fatta da una banca locale, un credito cooperativo garantito. Avete sentito l'intervento del presidente di Cassa Centrale Banca, e quindi è una bella giornata. Abbiamo chiuso una fase strutturale, adesso inizia quella reale, che è quella di propensione all'accrescimento di questa struttura. Giorni importanti per la Banca del Gran Sasso, anche per l'adesione alla Cassa Centrale Banca. È una scelta strategica industriale che abbiamo preso come assemblea dei soci, perché riteniamo che l'organizzazione, la strutturazione, i parametri di affidabilità che ci ha garantito Cassa Centrale Trend sia maggiore rispetto alle altre, ma soprattutto anche una maggiore potenzialità di crescita sul territorio, in quanto siamo l'unica banca che ha aderito a Trend tra la provincia di Teramo, L'Aquila, Ascoli e Pescara. Noi abbiamo accolto molto volentieri la richiesta della banca allora del Vomano e oggi del Gran Sasso d'Italia, perché credo possa rappresentare all'interno del gruppo un punto importante che riguarda l'Abruzzo. Quindi è stata subito una sintonia di valori e di intenti con il presidente Sottanelli, che poi si è tramutata anche con tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Andiamo a Teramo adesso. In occasione della settimana mondiale del glaucoma, la ASL è l'unica in Abruzzo a mettere a disposizione dei cittadini un camper in Piazza Martiri per visite gratuite, 2 giorni di prevenzione contro una malattia che porta alla cecità, in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Settimana mondiale del glaucoma, una malattia sintomatica che provoca danni al nervo ottico e porta alla cecità. L'ASL di Teramo è l'unica in Abruzzo ad aver aderito all'evento con un camper in Piazza Martiri per visite gratuite e preventive. Antonello Troiano, direttore del reparto di oculistica del Mazzini di Teramo, è certo che in questi 2 giorni si arriverà a controllare la pressione oculare ad almeno 300 cittadini teramani. Il glaucoma è una malattia subdola perché è asintomatica nelle fasi iniziali, quindi il paziente potrebbe avere questa patologia e non accorgersi di nulla. Oggi cosa fate qui in piazza? Oggi qui in piazza, in occasione della settimana mondiale per la prevenzione del glaucoma, su indicazione dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, che nella sezione Abruzzo ci ha messo a disposizione l'unità mobile che vedete alle mie spalle, e con la preziosa collaborazione dell'Unione Italiana Ciechi stiamo organizzando 2 giornate di prevenzione, offrendo alla popolazione la possibilità di misurare gratuitamente la pressione oculare, che è il parametro principale di questa patologia. Davvero subdolo questo glaucoma. Si stima che una persona su 2 non sappia di averlo ed è una delle cause più frequenti di cecità e ipovisione. Sono 25 milioni le persone che nel mondo hanno perso la vista a causa del glaucoma. L'iniziativa di Teramo è sostenuta anche dall'Unione Italiana Ciechi, che in piazza affianca lo staff medico nella sensibilizzazione alla prevenzione. Vito, che messaggio vuoi dare oggi in questa giornata?
È il messaggio che voglio dare a tutta la cittadinanza terramana di prevenzione. Ci diamo la possibilità a tutti di fare questa visita al pressione dell'occhio a tutta la nostra cittadina terramana, che la prevenzione secondo me è una cosa importante. La vostra associazione come aiuta gli ipovedenti? Con i nostri servizi, abbiamo i nostri progetti, l'aiutiamo con le scuole, l'aiutiamo col quotidiano e tutto quanto. Cerchiamo di stare con loro a 360 gradi. Quante persone sono iscritte alla vostra associazione? Circa 350 tesserati. Adesso parliamo di libri, appuntamento fino a domani con il weekend del libro al centro commerciale Universo di Silvi Marina. Vediamo. Tre donne, tre scrittrici per gioco, per passione e magari perché no per professione. Sono le autrici di altrettanti volumi presentati ieri a Silvi Marina nel centro commerciale Universo nell'ambito della manifestazione Weekend del Libro. Andreina Moretti con Il cuore in tasca e i ricordi in valigia, Giovanna Ferri con Gli amori sbagliati e Valeria Aloi con Io cambio le ricette hanno incontrato i lettori e gli appassionati delle pagine di cellulosa presentando i propri lavori. Io amo definirmi una mamma che racconta le storie. E adesso che i ragazzi sono tutti grandi ho cominciato a scrivere, sono arrivati i primi concorsi per gioco, quasi così per gioco. E ho vinto tantissimi concorsi letterari ed è arrivato il mio primo libro, poi è seguito il secondo, il terzo, il quarto. E questo è il mio primo libro, Gli amori sbagliati, edito dalla casa editrice Masciulli. È un libro rivolto a tutti quanti perché chi nella vita non ha vissuto un amore sbagliato? Quindi leggetelo e vi ritroverete fra le righe. È un'esperienza nuova per me, diciamo sono stata spinta proprio dalla mia amica che golosa dei miei dolci mi ha letteralmente, diciamo così, invitata a raccogliere tutte le mie ricette più classiche che faccio comunque sempre. E le abbiamo pubblicate con la Masciulli Edizioni. In questo libro, oltre a delle ricette molto semplici, troverete anche qualcosa di più particolare e perché no, abbiamo pensato mentre i biscotti cuociono in forno, perché non leggere un bel racconto, una bella poesia. Sempre nella giornata di ieri ci sono stati gli incontri con altri scrittori. Emanuele Pompili ha presentato Ultimo venne il cocktail, poi per il ciclo Donne scrivono di donne, Simona Veresani con Kelly Bloom, Sara Caramanico con Specchio e Anima e Alessandra Bucci con Oltre. Infine c'è stato l'incontro con Sergio Petraforte, autore de Il verso della direzione. Ma il weekend del libro prosegue anche nella giornata odierna e poi domani, domenica, con la presentazione di Voglia di correre di Elio Forcella e Solo sigari quando è festa di Alessio Romano. Adesso torniamo a Teramo. L'8 aprile verrà riproposta la Festa della Pace istituita nel marzo del 1559. L'ultima edizione invece risale al 1993. L'iniziativa è dei padri francescani di Teramo Nostra, poi ci sono i quattro quartieri storici e due scuole, perché le scuole appunto hanno un valore importantissimo perché devono appunto rafforzare lo spirito di appartenenza dei ragazzi, no? E quindi dobbiamo ricostruire le radici e l'identità. La Festa della Pace, dopo che Teramo fu distrutta, nacque la Festa della Pace governata dalle donne, diciamo, quindi questa parità di donne era ante litteram nella nostra città. Cerchiamo di riproporre questo valore assoluto, che anche per far ripartire la città dopo tutti gli eventi sismici e gli eventi atmosferici che abbiamo vissuto. Qui San Giacomo della Marca ha costruito questo convento della Santa Maria delle Grazie e in questo convento ha portato questa immagine di arte napoletana qui nel nostro santuario. E proprio vicino a questa immagine, invocando gli abitanti di Teramo, invocando la pace, è avvenuto questa commemorazione, ma soprattutto come un atto di speranza che le varie fazioni trovassero un modo di cercare il bene comune.
Adesso passiamo alla pagina dello sport, iniziamo dal calcio di Serie B, dal Pescara, seduta di rifinitura questa mattina in vista del posticipo di domani pomeriggio ad Avellino. Non convocati Campagnaro, Proietti, Falco, Mazzotta e Cappelluzzo, tutti fuori causa per infortunio. Il tecnico Epifani conferma modulo e difesa visti contro il Carpi con Fornazier, Coda e Perrotta. Laterali saranno Balzano e Crescenzi, in mediana certi Brugman e Valsania. Macin è in vantaggio su Koulibaly. Dubbi principali in attacco, la scelta potrebbe cadere su Mancuso e Pettinari. Sentiamo Andrea Costantini. Domani è una partita importante sotto l'aspetto di determinazione motivazionale, perché andiamo in un ambiente dove troveremo sicuramente non un bellissimo ambiente, quindi ci dobbiamo far trovare con la squadra più forte anche fisicamente, perché poi pioverà tutto il giorno anche se è sintetico, quindi ci dobbiamo provare a presentare con una squadra forte anche fisicamente, quindi le valutazioni saranno fatte anche in base a questo, oltre al fatto che veniamo da martedì, secondo me da una buona reazione della squadra dove mi ha dato veramente tanto e tante risposte. Continuare su quella strada mettendoci magari qualcosina in più, perché abbiamo perso vuol dire che non eravamo perfetti al massimo, dobbiamo migliorare quello che abbiamo fatto martedì cercando di andare a fare una battaglia, cercando di portare a casa il risultato, perché in questo momento è la cosa più importante. Io rifarei tutto quello che ho fatto, ma lo dico con la massima umiltà, perché la prima settimana è stata sotto l'aspetto di allenamento motivazionale stupenda, perché ho avuto disponibilità dei ragazzi veramente molto, molto bella, allenamenti molto belli. Poi sono arrivato a sabato prima della partita, ho cercato di cambiare il meno possibile, anche se mi è stato imputato che ho cambiato tutto. Penso di aver cambiato pochissimo, anzi forse l'errore è che dovevo cambiare forse di più. Però non mi è sembrato di aver cambiato o stravolto una squadra. Poi, pensando, perché io non dormo per questa squadra, secondo me in questo momento bisogna essere compatti, bisogna dargli una compattezza importante, e secondo me il modulo che stiamo facendo adesso diventiamo una squadra più quadrata. Dico sinceramente, io la partita ieri sera l'ho vista, ma non è che se vinceva il Cesena ci cambia, noi dobbiamo tornare a fare il risultato noi, perché poi fare il risultato significa ricreare autostima nel giocatore. Sotto pressione nemmeno, perché quando fai il lavoro ci metti tutto te stesso e hai dietro dei ragazzi che ti stanno seguendo e che ti hanno dato grande disponibilità, non mi sento sotto pressione, ma nemmeno sotto esame, perché credo che in 8 giorni abbiamo fatto un bel lavoro. È logico che ci vuole risultato, nel calcio ci vuole risultato, non è che si scappa, però la pressione è mediatica, perché già mi dite che sono sotto esame, è mediatica, ma quello ci sta, ma io me l'aspettavo pure, perché non è che sono di Pescara e c'avevo degli sconti, assolutamente, però sembra che delle volte la responsabilità di questo momento è tutta di Massimo Epifani, è di Massimo Epifani, va bene. Andiamo avanti così, io lavoro con testa alta, posso guardare sempre tutti negli occhi. In questo momento, se devo essere il capo io a prendermi la responsabilità, me la prendo, così i giocatori sono più liberi. E andiamo a vedere adesso gli avversari del Pescara, parliamo chiaramente dell'Avellino. Nell'Avellino fuori causa Molina e Asensio squalificati, in dubbio Gavazzi per un leggero attacco febbrile e D'Angelo che deve fare i conti con una botta al polpaccio. Il tecnico Novellino farà ricorso ad un 4-4-1-1 con Ardemagni a guidare l'attacco. Nella conferenza stampa pre-gara l'allenatore Irpino fa mea culpa sul diverbio avuto con i tifosi in settimana e lancia un appello al pubblico affinché stia vicino alla squadra. Sentiamolo. Il mio comportamento anche verso il tifoso, no? Durante la settimana è stato, e qui chiedo scusa al tifoso, perché è stata una settimana un po' particolare questa, però al di là di questo non è stata una bella reazione da parte mia, sicuramente verso il tifoso, verso chi sia, però io vorrei essere tantissimo criticato io, diciamo, ma non a livello personale si trascinde un attimo, si tralascia un attimo tutto, ecco. Dobbiamo essere tutti insieme, uniti, per raggiungere la salvezza, che strameritiamo questa salvezza,
E poi alla fine si fanno i conti, no? Alla fine si fanno i conti, come si è comportato uno, come si è comportato Novellino, eccetera, eccetera. Io penso che sia questa la cosa migliore. Io domani ho bisogno di tutti. Ci sarà anche dei tifosi arrabbiati ancora, però aspettateci, aiutateci, perché domani è una partita particolare, una partita che ci può stare degli errori, ci possono essere qualche errore a livello subito, no? Però bisogna aiutarli, io chiedo questo ai miei tifosi. Ma mi aspetto intanto, a livello singolo sono degli uomini straordinari, dei giocatori fortissimi, ma noi dobbiamo essere compatti, dobbiamo essere uniti, forte. Io non ho paura di nessuno, ho molto rispetto del Pescara, ma se noi siamo quelli di Empoli, quelli di Novara, non quelli di Salerno, ecco. E continuiamo con lo sport, ma adesso scendiamo di categoria, andiamo in Serie C per parlare del Teramo. Seduta di rifinitura questa mattina per il Diavolo, che domani pomeriggio affronterà al Bonolis l'Albino Leffe di Alvini. Modulo 3-5-2 per Palladini, che convoca Ilari e Bacio Terracino, che tuttavia saranno in panchina solamente per onor di firma, visto che si sono allenati soltanto questa mattina, dopo giorni di lavoro differenziato. Torna Madio a centrocampo con Varas esterno a sinistra, Graziano e De Grazia saranno gli interni, Sales invece va nel trio di difesa al posto di Milillo, in attacco Gondò e San Domenico. Teramo in striscia positiva dopo i 4 punti nelle ultime due gare, che anche secondo il tecnico biancorosso dovrà essere cinico per cercare di capitalizzare le occasioni che capiteranno nella partita di domani. Ascoltiamo Palladini. È importante, sarebbe per noi fondamentale, importante ritornare a vincere anche in casa, quindi per noi, per i tifosi, per tutti. Sabato e domenica scorsa ci abbiamo provato, purtroppo non è venuta la vittoria, però hanno lavorato bene i ragazzi e quindi speriamo di rivincere nel nostro stadio. Qualcosina bisogna, al di là della tattica, negli uomini, nel senso che Bacio Terracino e Ilari si sono allenati solo stamattina e quindi siccome abbiamo 4 partite nel giro di 15 giorni, 20 giorni, bisogna fare belle le valutazioni, perché perdere dei giocatori adesso sarebbe deleterio per noi, però valutiamo bene tutto, entro domani cercheremo di mandare in campo la migliore formazione, perché abbiamo bisogno di tutti. Loro hanno 2 giorni in più di recupero, giocano in casa mentre noi dobbiamo affrontare un viaggio di 8 ore, quindi secondo me lì non è tanto colpa del Sud Tirol, ma di chi fa i calendari e chi crea queste situazioni qui. È come la volta scorsa, che sono state rinviate partite importanti e noi abbiamo giocato, fortunatamente abbiamo vinto, ma secondo me se si rinviano parecchie partite era giusto rinviarle tutte. Secondo me non è il modulo che è determinante, secondo me è l'atteggiamento, è come vai a attaccare, no? Per esempio noi la prima partita abbiamo giocato con Bacio Terracino, Varas e Fratangelo a Ravenna, che di attaccanti veri non ce n'erano, eppure hai creato i presupposti per, cioè, è tutto relativo, secondo me è come ti muovi e la cattiveria che uno ha nell'arrivare sotto porta, no? Per esempio domenica c'è stata una palla dove Tulli seguiva l'azione ed era più cattivo, stavamo a parlare di 1-0, no? Non so se ve la ricordate, la palla di Bacio Terracino, che se Giacomo Tulli segue l'azione si trova davanti al portiere da solo a 1 metro dalla porta, quindi lì manchiamo in quelle cose lì, in quella cattiveria agonistica e un po' di cinicità davanti alla porta. I risultati ti fanno lavorare meglio, però quando vivi una situazione così precaria, tra virgolette, no? Dove ogni domenica, soprattutto in casa, non riusciamo a fare quello che vorremmo fare, nel senso regalare una vittoria a noi stessi e soprattutto ai tifosi, perché se lo meritano, no? Poi diventa pesante non riuscire a vincere, quindi noi dovremmo andare in campo con la pazienza, con la serietà giusta, e ripeto, cercando di sfruttare. Io ieri sera ho visto su Tirol, Vicenza su Tirol, il su Tirol ha sfruttato l'unica occasione che gli è capitata su un calcio piazzato e ha vinto la partita.
Dopo la sosta, la Serie D riprende con due gare tutte abruzzesi. Derby playoff al Dei Marsi fra Avezzano e Francavilla, mentre al Mariani Pavone si giocherà Pineto Nero Stellati. La Vastese ospita la San Giustese e San Nicolò a Pesaro, mentre l'Aquila Campobasso è stata rinviata al 4 aprile. Sentiamo il servizio. In pieno torneo delle regioni torna il campionato di Serie D che lancia lo sprint finale. Rinviata al 4 aprile l'Aquila Campobasso per la presenza del Molisano Carbo nella selezione LND. Rinvio propizio anche per l'Aquila che dopo le dimissioni di gran parte dei collaboratori e con le grane, stadio e stipendi può prendere altro tempo per decifrare il futuro, anche se Battistini e i giocatori vogliono andare avanti. Gara di cartello sarà il derby del Dei Marsi tra Avezzano e Francavilla domani alle ore 15. In palio una fetta di playoff. Gara delicata soprattutto per la squadra di Iervese che potrebbe allontanarsi dall'obiettivo in caso di sconfitta. Francavilla peraltro con una difesa da inventare, viste le assenze di Romeo, Amenta, di Pietrantonio e Baba, oltre che di Fofana e Procida. Siamo tornati subito alla realtà sono queste difficoltà che purtroppo riusciamo ad avere ogni settimana e l'abbiamo preparata molto bene, abbiamo fatto secondo me anche durante la settimana di pausa un ottimo lavoro per cercare di ricaricarci un po' fisicamente e abbiamo fatto anche un ottimo lavoro sotto il profilo tecnico-tattico e sono convinto, nonostante le numerose assenze, di poter fare un'ottima partita. L'Avezzano con le squadre importanti deve recuperare gli sprechi avuti con le piccole e domenica scorsa nel recupero di Castelfidardo, quando arbitro e mancanza di cinismo hanno impedito alla squadra di Giampaolo di vincere e ipotecare i playoff. Mancherà ancora Deramo, ma le alternative non mancano al tecnico marsicano che parla così del derby di domani. Ma Francavilla è una squadra forte, che ha giocatori bravi a livello individuale, è una squadra che lotta per i playoff come tante altre squadre. Se dovessimo vincere, giustamente staccheremo il Francavilla di 8 punti, sarebbe un vantaggio considerevole. Però dall'altra parte bisogna stare molto attenti, tenere alta la concentrazione, perché il Francavilla verrà qui sicuramente a fare la partita e noi dobbiamo avere questa consapevolezza, nel senso che dobbiamo continuare questo trend positivo che sono 9 risultati utili consecutivi. La vittoria di Sulmona e la sosta potrebbero aver ritemprato la Vastese, che ora cercherà di tornare alla vittoria all'Aragona contro l'Ostica San Giustese. L'obiettivo playoff è ancora possibile, tranne Viscardi, rosa al completo per Colavitto, che ripropone De Feo in mezzo e deve risolvere 2 ballottaggi, Iarocci, Maronilli in difesa, Bittai e Tedesco in attacco. Rischiava il rinvio anche Pineto Nero Stellati per la presenza del pinetese della Quercia in rappresentativa, ma le due squadre si sono accordate per giocare lo stesso. La compagine pratolana, dopo il blitz di San Marino, è in piena fiducia e ora gioca col morale di chissà che non c'è niente da perdere. Il Pineto può cogliere l'opportunità di accorciare le distanze dal quinto posto. Domani il match contro l'ultima della classe, poi il recupero con il Fabriano penultimo e i giochi per i playoff possono riaprirsi definitivamente per la squadra del patron Brocco. Oltre a Della Quercia mancheranno Pomante e Capocasa, probabile Pezzotti in difesa e il giovane Rachini in avanti. Trasferta proibitiva per il San Nicolò sul campo della Vispesaro, seconda della classe. È impegnata nella rincorsa al primo posto. La squadra di Montani però in trasferta ha raccolto risultati importanti e la vice capolista al Benelli soffre un po'. Peseranno le squalifiche di Mozzoni e Bagaglini, ma nessun risultato è precluso. Ed è tutto anche per questa edizione del TG6. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo i nostri servizi sono disponibili sia sulla nostra pagina YouTube che sul sito www.tv6.it. Grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.